piange. Il tassi. Colonna sonora ideale per questo momento, è così. Piange il telefono e piange il tassista. Piange il tassista. Vabbè, che fa? Vi accompagnate a vicenda? Accompagna. Quanti siete i tassisti su Bari? Circa 150. Non ci hanno sospeso le tasse come invece noi ci aspettavamo, perché il settore è comunque in crisi ormai da oltre 10 mesi, da quando è iniziato questo discorso della pandemia. Vi siete mai ripresi dal primo lockdown? No, assolutamente, perché quei due ristori che abbiamo avuto durante i mesi comunque di maggio e aprile, non, praticamente nei mesi successivi abbiamo dovuto utilizzare per pagare comunque quelle che erano le tasse. Non sappiamo adesso ad oggi come andare avanti. Questi sono la vera problematica. Quanto è diminuito l'incasso? Del 90%, le posso dire che noi non superiamo il 10% ad oggi di quello che facevamo. State ore ferme ai parcheggi? Ore ferme sicuramente sì. Non, cioè, rispetto appunto chi monta la, riesce a fare giusto una corsa e va via praticamente senza aver portato niente a casa praticamente. Quindi neppure diciamo, una riduzione? No, diciamo a sopperire a quelle che sono le spese di gestione del taxi. Insomma. Quindi nessuna riduzione di nessun tipo rispetto alle tasse che normalmente paga il vostro sito? No, perché queste tasse poi fra l'altro vengono comunque momentaneamente congelate, dopodiché comunque a distanza di alcuni mesi immediatamente dopo comunque le dobbiamo comunque pagare, cioè ad esempio le tasse di maggio le abbiamo dovute pagare a settembre. Io stesso sono andato a fare una richiesta di DURC, mi risultava che il DURC praticamente che era un documento necessario per la regolarità esattamente non era regolare esattamente. Quindi oltre il danno la beffa. Anche oltre il danno invece ci aspettavamo quantomeno che appunto quello fosse anche quello congelato, cosa che non è stato possibile, e quindi abbiamo dovuto comunque pagare nel mese di settembre queste tasse. E quello che chiediamo non è una tantum come diciamo quello che abbiamo avuto in quei due mesi, ma un provvedimento che comunque tenga presente appunto di questa situazione anche per i prossimi mesi, quindi deve essere un problema permanente. Non ci sia non una ripresa del turismo. Sì, perché una città come Bari, chiaramente noi viviamo quasi esclusivamente di turismo, quindi diciamo non avendo già da quest'estate le navi da crociere non abbiamo avuto praticamente è zero il lavoro che ci hanno dato le navi aeroporti, stazioni. Sì, è venuto tutto, ma anche il libero professionista, poi questa serie di lockdown che stiamo avendo, comunque noi non ci muoviamo dai posteggi, ecco questa è la situazione attuale. Sì. Vabbè, quindi ci sono diverse categorie, sarebbe necessario che per ognuna si individuino delle misure sì, importanti, ma misure permanenti. Voi non siete solo tassisti, ma avete anche degli uffici dove ci sono delle centralinisti, che cosa succede adesso? Sì, niente, stiamo cercando di utilizzare per quanto possibile questo strumento della cassa integrazione, però diciamo anche noi ad esempio è un settore che comunque ha bisogno di anche per il personale diciamo di aiuti. Altrimenti si metterà lei a rispondere al telefono. Altrimenti saremmo costretti. Daremo i numeri cellulari di tutti i tassisti. No, utilizzare. Come qualcuno. Speriamo di non dover arrivare. Qualcuno fa. Vabbè, comunque, pure quel succede di tutto. È chiaro che in alternativa poi sarebbe una deregulation totale, quindi c'è necessità che invece tutto venga strutturato, anche gli aiuti vengano strutturati. Sicuramente sì.